Eccoci qua, salve a tutti amici e bentornati sul mio canale, bentornati dal vostro Gigio Juve. Ragazzi, in questo video dobbiamo necessariamente parlare ancora una volta di questa famigerata ormai agenzia che andrebbe a controllare i conti delle squadre di calcio bypassando la Covisoc, perché questa ingerenza del governo su appunto i conti delle squadre di calcio e quindi all'interno della giustizia sportiva praticamente sta creando un caso internazionale. Naturalmente, neanche a dirlo, a sollevarlo è stato il nostro amico Gabriele Gravina, che per paura, ragazzi, che gli venissero smascherati i suoi magheggi, ha coinvolto FIFA e UEFA. Ne parliamo insieme in questo video, ma prima di tutto, ragazzi, vi chiedo un like a questo video, l'iscrizione al canale perché è gratis, e se non l'avete ancora fatto vi basta cliccare sul tasto iscriviti e sarete automaticamente e gratuitamente iscritti al mio canale. Per voi non è niente di importante, per il sottoscritto è qualcosa di molto molto importante, anche per, diciamo, ragazzi, far sentire ancora di più la nostra voce, una voce di dissenso. Quindi più siamo e più il nostro dissenso può arrivare lontano, quindi iscrivetevi al mio canale ed azionate anche la campanella delle notifiche in modo da rimanere aggiornati in tempo reale su tutto ciò che andrò a produrre su questo canale. In un'intervista rilasciata proprio ieri ha parlato per nome dell'UEFA l'ex border appunto del CDA della Juventus, Evelina Cristilén. La ricorderete tutti, membro, ex membro dell'esecutivo bianconero che adesso fa parte dell'UEFA e a tutti gli effetti uno dei personaggi più vicini a Seferin. E la sua voce si è fatta sentire perché ha detto che questa legge non sta piacendo a nessuno, né a UEFA e né a FIFA, e la FIFA sta cercando di capire fino a che punto si voglia arrivare per valutare le conseguenze. Ma ragazzi, ha subito messo i patti in chiaro, praticamente ha minacciato l'Italia come federazione, quindi sia la nazionale che i club italiani, di punizioni e sanzioni, quindi una specie di embargo per le squadre italiane che non potrebbero più partecipare alle competizioni. Stessa cosa vale per la nazionale di calcio qualora ci fosse un'ingerenza della politica all'interno del calcio. Naturalmente, ragazzi, la scusante è quella dell'autonomia del calcio che va rispettata. La realtà, ragazzi, è che l'autonomia deve essere rispettata perché possono fare il gran cazzo che gli pare, come hanno fatto finora, come il signor Gravina ha fatto finora, e tra l'altro ci sarebbero, secondo voci, tanti giudici che fanno parte della Covisoc che hanno praticamente paura ai membri della Covisoc che viene a galla ciò che è stato fatto, cioè chiudere gli occhi sui conti dell'Inter, perché in fin dei conti, ragazzi, si gira, si rigira, si va per vie traverse, ma alla fine si arriva sempre allo stesso punto. Per coprire questi maledetti si sta cercando qualunque strada. E ragazzi, tutto questo polverone che poi adesso parte al governo e quindi va, diciamo, a una lotta di potere intestina al calcio italiano, viene comunque dall'esposto di identità bianconera, perché l'esposto di identità bianconera, sollevando, diciamo, appunto questo problema con l'Inter proprio dinanzi alla Covisoc, nonché dinanzi alla giustizia ordinaria, quindi alle procure ordinarie, ha messo appunto Covisoc in condizioni di dover dare una risposta, e questa risposta deve essere una risposta vincolante e giuridica, non può essere una risposta così campata in aria, non può essere, come è stato detto da tanti che non conoscono il diritto, rigettato, perché in questo caso, ragazzi, non è un ricorso ma appunto un esposto, e un esposto va accolto e va, diciamo, sentenziato con una motivazione che vada a spiegare come si è agito e perché si è agito in un determinato modo. E tutto questo, ragazzi, è andato, diciamo, a svegliare la sete di, diciamo, autonomia di alcuni presidenti, tra cui Lotito, che tra l'altro, come tutti sapete, fa parte appunto di questo governo, fa parte
del partito che è al potere in questo momento e che quindi ha la possibilità, attraverso il ministro dello sport Abodi, di creare questa nuova organizzazione. Questo nuovo ente supererebbe i controlli della Covisoc e quindi andrebbe direttamente ad entrare in quello che è il mondo del calcio. Qualcosa di molto simile è già successo in Spagna, ma in Spagna tutto questo casino non è successo. Sono stati richiamati ufficialmente, ma non c'è stato alcun embargo, non c'è stata alcuna punizione per le squadre spagnole. Adesso spiegatemi perché la signora, e quando dico signora, ragazzi, vuole essere un eufemismo, Kristin Lane, che già si è comportata malissimo, e lo ricorderete tutti, con la Juventus, si è comportata malissimo nel periodo in cui la Juventus era inquisita, perché una che è nata grazie a Gianni Agnelli, adesso praticamente gli si è rivoltata contro la Juventus, contro la famiglia Agnelli e quant'altro, quindi una serpe in seno praticamente. Però ragazzi, adesso questa qui parla per bocca della UEFA e della FIFA. E ragazzi, a me tutto questo non sta affatto bene, a me sa tutto, diciamo, di pagliacciata per cercare di annacquare questa riforma, che potrebbe essere una riforma molto molto corposa e che potrebbe incidere pesantemente e sul futuro e sul passato, perché come spiegato ieri dal nostro caro amico Gravina, la Covisoc non va a incidere sul bilancio. La Covisoc ti dà soltanto il permesso di ingresso al campionato. Nel momento in cui tu hai avuto questo permesso di ingresso, l'unica vigilanza di Covisoc effettiva sarà quella di portare alla fine il campionato per mantenere la competitività della stessa. Quindi, se tu paghi, una volta che ti hanno dato il permesso di entrare, anche se hai milioni e milioni di debiti, se tu paghi gli stipendi, se tu non ti fai mettere in mora dai calciatori, la situazione va avanti. E questo, ragazzi, vuol dire che la Covisoc non fa un controllo effettivo, ma che la Covisoc controlla quello che vuole, perché la Covisoc è un organismo che dovrebbe essere abbastanza indipendente, ma che fondamentalmente fa capo alla FIGC e quindi fa quello che dice la FIGC. E siccome sappiamo come agisce il signor Gravina, sappiamo benissimo come si sono comportati nei confronti dell'Inter. Quindi adesso la loro paura, il loro timore, il loro terrore principale è appunto che venga sgamato tutte le porcate che hanno fatto nel corso degli anni. Perché non è stata una, ragazzi, ma sono state tante, e quindi ci sono tante teste che potrebbero saltare. Per evitare questo si sta cercando di fare casino e tramite queste minacce, diciamo, temperare un pochino gli effetti di questa riforma e quindi renderla un attimino una riforma magari che non va a toccare il passato, che è valida solo per il presente, e vedrete, ragazzi, che si andrà in questa direzione e che quindi non si toccherà chi ha già partecipato al campionato, non verranno revocati i titoli come invece dovrebbe essere, e non salteranno delle teste, e ognuno conserverà il suo bel posto, la sua bella poltrona e il suo bel sedere al caldo. Questo è quello che penso io, ragazzi, non sono notizie che ho, però il mio pensiero e ormai la mia esperienza in questo settore, in quella che è la politica e il management del calcio italiano ed internazionale, ragazzi, questi ragionano così, questo è il mio modo di vedere. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, massima condivisione di questo video, ragazzi, perché è fondamentale che tutti sappiano, c'è sempre poca informazione in tema, e se aspettiamo i media istituzionalizzati come la Gazzetta dello Sporco, ragazzi, stiamo freschi, aspettate che la Gazzetta queste cose le pubblicherà un giorno, magari fra 5-6 anni, quando tutto è andato in prescrizione. Quindi condividete il video, io vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto del contenuto e fino alla fine. Contro tutte e tutti, sempre e comunque. Forza Juventus!